Il salotto di Bike Show diventa TV. In onda adesso su Sky. Bike Show TV è anche online sul sito www.bikeshowtv.com, anche su HTB8 13° Est, frequenza 12.149. In collaborazione con... Buonasera, benvenuti a Triathlon Time, buonasera Luciana. Ciao Ivan. Buonasera, benvenuti a Triathlon Time, buonasera Luciana. Ciao Ivan, buonasera, bentrovati tutti. Bene, allora, si ritorna a parlare di triathlon, come sempre. Abbiamo avuto la settimana scorsa una bellissima puntata con due ospiti stranieri. Stranieri. Anche se non sembrava, perché erano entrambi... uno svizzero, l'altra residente svizzera. Svizzera Ticino, siamo un po' cugini. Siamo cuginetti. Cugini. Qui invece andiamo? Andiamo un ospite un po' particolare, perché adesso lo vedrete. Un po' particolare perché è bello colorato innanzitutto. Però siamo a Milano, lui è milanese, anche se adesso mi inizierà a parlare non si direbbe. Andrea Schilirò. Milanese, sono romano io, romano... rifacciamo tutto bene da capo, Andrea, io sono romano, devi... Milanese, io sono romano, sono romano che vivo a Milano da ormai una decina d'anni, poco più. Infatti l'accento non si direbbe. Non si direbbe, l'ho detto apposta. E il cognome in realtà è di origine? Perché io sono sempre... Schilirò. Dovrebbe essere qualcosa di svizzero italianizzato piuttosto che visto, una cosa. Cioè, c'è sempre tutto un giro di... Non lo so, sinceramente non lo so. Senza andare alle origini del tuo cognome, vediamo però che insomma già dall'aspetto fisico sei un bel personaggio, diciamolo. Quanti tatuaggi hai? Ecco, è la domanda che non ti so rispondere. No, perché non lo so, perché non me li sono mai cioè provo a contarli. Però alla fine non arrivo a un torneo ai 25, mi perdo e lascio perdere. Vabbè, io tanto dico, non fate come lui, eh. Don't try this at home. Però, se noti, ha due scritte interessanti sulla gamba. Perché quando lui è ovviamente è un triatleta, perché sennò non l'avremmo invitato. Come fai a non notarlo? Se noti. Allora, lui è un triatleta molto appassionato del mondo bici. Molto appassionato e anche ovviamente come professione lavora nel mondo della fotografia, quindi dell'immagine. Bravissimo fotografo e lo vedremo perché ci ha portato dei filmati veramente belli. Si ricorda sempre mentre pedala sempre con i pantaloncini corti perché ci ha scritto due cose sulla gamba. Vai, leggiti le gambe. È push hard and pull harder, che significa spingi forte e tira più forte. Quindi... E perché non l'hai scritto in romanesco, scusa? Ah, no, vuoi la traduzione sotto? Lo scriverò, però è... Poi sono due cose divertenti, nel senso che mi era venuto in mente, poi li ho fatti che li vedo io. Appunto. Quindi sono... Per ricordarti. Sì, perché pedali. Poi sono al contrario, se te mi vedi in piedi per te sono due scritte al contrario. È quindi... fortissimo perché per ricordarti, mentre pedali è il classico che ti vedi le ginocchia esatto, e dici esatto. Se la spingi e tiri. Quindi stiamo già entrando nella spinta, nel lavoro e nella fatica, che però mi sembra che anche qui ci sia, come spesso accade nelle nostre puntate di Triathlon Time, il sorriso, soprattutto il divertimento, giusto? Quello è la base, altrimenti non fai niente, nel senso che, come lo vedo io, il triathlon è un mix di sport, un mix di cose che tu fai, però se non lo fai col sorriso e se non lo fai per passione o per divertimento, fai fatica, perché è una roba tosta.
cioè non è che, almeno non lo so, per me personalmente è questo che mi spinge a giocare, a andare in bici, correre e nuotare, no? Perché poi anche tu sei di quelli che ne sceglie, non te ne basta una, no, tre. È che una da noi, cioè vai sempre in bici, solo in bici, dopo un po' di ah, oggi che fa, faccio qualcosa, vai in bici, oppure corsa. La corsa secondo me a lungo andare diventa, può diventare noiosa, e quindi quando metti, vabbè, il giorno dopo che fai, vabbè, oggi nuoto, il giorno dopo, vabbè, oggi fammi fare una corsetta, oppure, ah no, oggi risalgo in bici, figo, e poi ti metti a nuotare e ti fai due vasche per scioglierti e poi ricominci a correre e via. Un circolo che infernale che poi però non ne esci. Beh, allora, presentiamoti un po' meglio, nel senso, siamo partiti in quinta. Un po' più seri. Allora, no. Andrea Schilirò, età? 36. Facciamo la scheda anagrafica. No, Andrea Schilirò, età 36. E nato, te l'ho detto. Nato, prima detto. Gara? Prima gara, due o tre anni fa, cioè, tre anni fa ad Andorra, uno sprint, quindi una robetta abbastanza. Ma prima tu hai fatto altri sport? Io vengo dalla BMX, quindi dal dirt, quindi dai salti di terra piuttosto che lo street. I salti di terra. Salti di terra, anzi, sono pure due R. Già. Poi hai iniziato ad appassionarti anche al mondo delle fixed bike, o sbaglio? Esatto, perché allora, 36 anni senza patente, senza macchina, senza niente, ma per scelta, non che me l'hanno ritirata per qualcosa, quindi non ho mai avuto la patente, quindi ho sempre girato in bicicletta. A Milano è una città così, sì, piatta, e la cosa migliore... Ricordiamo appunto che tu vivi, sì, io vivo a Milano. Vivi a Milano, sì. Sono nato a Roma, vivo a Milano, e sono 10 anni che vivo qua, e Milano è piccola, piatta, e secondo me non c'è modo migliore per girarla che in bicicletta, la cosa più veloce. Io volevo aggiungere è pericolosa, ma evidentemente non è così. No, non è pericolosa, c'è tanta roba molto più pericolosa, molto più pericoloso il motorino, molto più, cioè in macchina dipende come la vedi, io la vedo, dipende con cosa, con che bici giri. Io che giro con lo scatto fisso la vedo più come un videogame, nel senso tu sei là e devi schivare le macchine e devi riuscire a arrivare vivo nel tuo punto X. Cioè c'è qualcuno che ti accende e ti spegne come un videogame, no? No, però... Bella come immagine. Sei tu il tuo videogame. Sì, cioè ti diverti, nel senso che se lo vedi come una sofferenza è ovvio che sei così nel panico. E come panico. La metti, visto che il tuo mestiere è fare foto, bici, scatto fisso e foto riesci a fare? Sì, magari non, a volte non proprio tutto insieme. Però io ho visto le tue foto ogni tanto su Facebook. In che bici, ti fai, dire, che ti fai sì, da solo. Sì, vabbè, io son tanti anni che giro con lo scatto fisso, sono più o meno 8 anni, quindi... No, ritorno alla roba della BMX. Giravo in BMX, poi una mountain bike comunque sempre senza freni, sempre andavo senza freni, però non riesci a girare perché fa il criceto. Quindi in città non riesci a spostarti tanto bene in BMX. Allora avevo iniziato a vedere questo tipo di bici che mi piaceva per la semplicità, perché appunto hai due ruote, un telaio, due pedali, una catena che continua ad andare e basta, non hai cavi, non hai fili, non hai cambi, non hai niente. Quindi è proprio la semplicità. Essenziale. E con quella dici, ah figo, proviamo ad andare. E diventa divertente proprio l'andare, perché è un modo di pedalare... diverso dalla bici da corsa, da qualsiasi bici, perché tu quando ti fermi di pedalare vuol dire che hai bloccato la ruota, quindi continui ad andare, è un modo molto più fluido di girare proprio nel traffico, non è che acceleri freni, no, cerchi delle curve, cerchi delle linee nel traffico, è proprio per quello che ti dico che diventa un videogame, perché tu vedi molto più avanti e inizi a girare. Hai una visione del tuo itinerario che è un po' sì, più... Sì, vedi forse molto anche, prima. Sei anche più attento. Assolutamente, perché tu hai un tempo di frenata un po' più lungo del freno più normale. Più ragionato e più calcolato. Sì, però, nel senso, se tu hai freni, guardi la macchina di fronte. Se tu non hai freni, guardi 5 macchine oltre. E quindi, per assurdo, è più sicuro. Però c'è l'imprevisto. Come lo gestisci? L'imprevisto lo gestisci perché tu, come guardi a una macchina, guardi a 5. Se guardi a 5 macchine, sai quello che ti sta succedendo nell'arco di 30 metri. Quindi, cioè, già sai... Ovviamente devi concentrare diversamente. Beh, è quello anche... che ha detto che l'attenzione è più alta, perché
ti insegna a girare in un certo modo, sì, controllando tutto quello che succede intorno a te. Siccome sì, sì, il pericolo, adesso veniamo su una questione anche abbastanza seria, cioè il pericolo delle strade e per le bici, perché ci sono molti incidenti anche sulle bici, è proprio quello, la disattenzione degli automobilisti o la disattenzione degli stessi ciclisti nei confronti di quello che sì, c'è intorno. È un po' tutto. E spesso succedono queste cose, no? Invece la scatto fisso sicuramente ti alza l'attenzione quando stai girando, e quindi eviti forse di, hai più tra virgolette paura di che succeda qualcosa, e quindi la riponi quella paura nell'attenzione verso quello che succede intorno a te, rispetto a una classica bici dove sai che sei sicurissimo perché hai 100 freni, esatto, puoi frenare all'ultimo esatto, secondo eccetera, e magari guardi in giro e a un certo punto ti ritrovi la macchina che ti taglia la strada o che ti ha aperto, che quello è semplice, cioè, un attimo che ti capita che ti aprono una portiera, esatto, però tu con questo tipo di bici, non avendo proprio i freni, non avendo modo di fermarti immediatamente, diciamo, tu inizi a capire, inizi a guardare gli specchietti internamente, lo sguardo dei guidatori, inizi a vedere proprio come il guidatore si muove, le mani sul volante, cosa fanno, se mettono le frecce, se stanno girando. Cioè, guardi tantissime cose che magari con una bici normale... Direi un punto di vista, un punto ottico, che non a caso lui fa una professione dove bisogna capire bene cosa guardarsi, cosa guardate adesso, allora andiamo a vedere qualcosa di bello. Sì, andiamo a vedere il suo viaggio in Australia, proprio realizzato facendo anche dei filmati e fatto con le bici a scatto fisso. Bike Show TV è anche triathlon. Bike Show TV è anche triathlon. Beh, rientrati dall'Australia. No, Andrea... no, io ci voglio tornare. Ah, ecco, lo sapevo. Anzi, regia, rimandaci in Australia e facci sognare. Tu raccontaci tutto, perché è stata bellissima, no? Io sono stato in Australia due volte, 2 anni fa. La prima volta abbiamo fatto appunto questo Sydney-Melbourne che è un percorso, ecco, di andiamo, facciamo sti 1200 chilometri di strada, pensando 1200, va bene, scatto fisso,
120 al giorno, tranquilli. Invece ci siamo ritrovati 1500-1800 metri di dislivello positivo ogni giorno. Perché usi solo, plurale, in quanti eravate? Solo montagne. Eravamo in quattro. Quattro? Sì, quattro ragazzi. Un francese, io, e uno svizzero e un tedesco. Sembra una barzelletta, ma non è. Con un inglese e un francese che filmavano. Ecco, qui vediamo anche esercizi, stretching. Come avete affrontato tutte queste salite con una bici a scatto fisso? Cioè, non è così semplice la discesa, non è così semplice... Con le gambe, con la tecnica più che altro, perché e col te la trovi davanti, la devi fare, punto. Perché non è che dici vado là e torni a casa, oppure ti vai a fare un giro che dici va bene, torni a casa. No, lì devi arrivare da un punto A a un punto B a distanza di 1200 km, quindi insomma devi portarlo a casa in 10 giorni, perché avevamo prestabilito 10 giorni e non ci aspettavamo sicuramente una cosa così dura. Però l'avevo portato a casa. L'avevate forse sottovalutato? No, noi siamo partiti proprio naif, siamo partiti, andiamo, facciamo 1200 km così, quasi senza guardare nemmeno l'altimetrie, quasi senza guardare niente, e invece poi siamo ritrovati a... E con la gente il rapporto, anche perché comunque, insomma, quattro, posso dire, matti in senso carino, perché siete anche quattro belli... Quattro matti che... Sai che abbiamo trovato un sacco di gente che comunque ti aiuta, ti dà una mano... qualsiasi cosa. E cos'è che ti scrivevi? Io ho il blocchetto di appunti. spiega. Sì, blocchetto di appunti che uso. Io ho un blocchetto di appunti vuoto che uso con gli pennarello. Sì, con la penna. Certo. Ti scrivi mai le cose sulle mani, ti capita per ricordartele? Tu e io mi sono fatto proprio il blocchetto d'appunti che così... Quindi, non ci avevo pensato queste idee. E poi come cancellavi? Cancellavi no, lì con l'acqua si cancella, fai così e si cancella. Però vedi, cioè quello che devo fare oggi sono... Comunque hai detto, tutti vi aiutavano, ma qualcuno che vi avesse chiesto, ma scusate, ma perché scatto fisso? Quelli tutti, virgola, poi ci aiutavano. Comunque ti davano, ti sostenevano. E la risposta vostra fissa qual era? Boh, per divertimento, perché poi alla fine per andare così è una prova, è un challenge, no? Tu dici, sai che c'è, proviamo, vediamo come funziona, vediamo se riusciamo a... Questo l'avete fatto per... c'era anche qualcos'altro dietro o è stata una vostra sfida personale? Più una nostra sfida, ovviamente poi con i vari sponsorini che ci hanno aiutato ad arrivare e basta. Cioè, per i viaggi, le cose, poi siamo riusciti ad arrivare a Melbourne in 10 giorni. Finito, fatto, quello sì. E questa è... Non ci tornerei con lo scatto fisso, te lo assicuro. Nel senso basta, che... prova fatta. Ma no, ma perché salite e discese è veramente tanto tosto, cioè inizi proprio a... Sì, poi c'è certe discese... Una volta che provi la bici da corsa, io non vengo dalla bici da corsa allo scatto fisso, io vengo diversamente dallo scatto fisso alla bici da corsa, quindi per me è proprio un altro approccio totale. E non dici, ma perché l'ho fatto? Ma come cavolo, è così comodo? Ma cavolo, in bici a scatto fisso fai 120 km, arrivi a casa con le salite eccetera, arrivi a casa con le gambe spaccate. Poi in bici da corsa te ne fai 180 e dici, figo, potrei continuare. Allora ti chiedi, ma perché l'anno scorso ho fatto sta cavolata? Però vabbè, ci sta, nel senso che lo fai volentieri, E questa è un po' la tua idea, raccontaci un po', la multidisciplina per te è anche questo, giusto? La mia multidisciplina è iniziata con lo scatto fisso, nel senso io... Ecco, volevo arrivare lì io, meno male che l'avete tirato fuori. Nel senso che io non avevo una bici, la mia unica bici era la bici a scatto fisso. Mi sono intrippato col triathlon e ho detto, figo, voglio iniziare a farlo, voglio provare perché mi diverto. Tu scusa se ti interrompo. Sei uno che prova, cioè nella classica, il classico tipo è prima mi alleno, prima mi preparo, poi forse provo una gara. Tu invece mi sembra di capire che sei il tipo che ci prova, sì. Poi dopo vediamo come vanno le cose. Sì, nel senso per me era, bello, mi sono iniziato a interessare a questo triathlon ed era fai settembre-ottobre di X anno che non mi ricordo. Settembre-ottobre, figo, vediamo se c'è qualche garetta. Settembre-ottobre è fine stagione, quindi non c'era niente. Quindi che cosa fai? Aspetti l'anno prossimo, prima gara della stagione era il primo maggio appunto ad Andorra.
vabbè, vediamo un attimino come riesco ad arrivare. Era una garetta, uno sprint, quindi ho detto, vabbè, ce la faccio a nuotare 30 vasche, a farmi 20 km in bici e 5 di corsa. Non è un problema. Però vediamo come funziona, perché poi i cambi, uno appresso all'altro. Le gare triathlon non le provi in allenamento, cioè la gara la fai in gara. L'esperienza la fai lì. Sì, la fai in gara, come è quello, eh. Quindi ho detto, vabbè, proviamo, ho iniziato a nuotare un pochettino, c'è una piscinetta sotto casa tipo da 18 metri, quindi ho detto, vabbè, vediamo che cos'è, una pozza. E infatti quando sono arrivato alla gara mi sono ritrovato che a nuotare facevo ride, ma proprio ride. In bici non avevo problemi, a corsa andavo meglio di quello che pensavo. Però, ti ripeto, sempre la bici era quella, scatto fisso, quindi io mi ritrovavo, sono stato l'unico, non so quanta gente... Penso nessuno, tra l'altro non è molto consentito al regolamento, ma non diciamolo in giro, non diciamolo troppo ad alta voce. Io ho messo un freno, io non sono abituato ai freni, quindi ho messo un freno davanti per dire, vabbè, dietro il freno c'è, davanti lo mettiamo. Ah, quindi va bene. Era non lo so, regolare. Sì, regolare, sì. Regolarissimo. Lei fatte le gare. Infatti quindi... la gente si ricorda che io entravo in zona cambio di lato perché non essendo abituato al freno, io sono abituato a frenare bloccando i pedali, cercando di frenare il prima possibile, fai tipo un derapata. E quindi derapite qua, derapite là, scendi dalla bici e corri. Infatti mi sono ritrovato gente, tipo giudici che guardano la bici, tipo... Allecco questo. Era successo. Però vabbè, poi insomma, poi anno dopo, dai, torniamo in Australia. Però stavolta facciamo un challenge un po' più grosso. Perth, Melbourne, che è praticamente attraversarsi tutto il continente. Facendo tutta la costa, dico, figo, bello, bellissimo, 4.500 km in... Io ho chiuso in 27 giorni, quindi 150, dai 150 minimo ai 220 al giorno, ogni giorno. Però bici da corsa, un altro rito, un'altra vita, un altro pianeta. A parte il vento contrario per tutti. E te la sei goduta proprio. Sì, me la sono goduta. A parte i 2000 km di deserto che col vento contrario c'hai poco da goderti, nel senso te butti là, vai. Stacchi qualsiasi cosa, cervello, tutto. Vabbè, il vento non lo potevi calcolare. Visto che ce ne ha parlato, andiamo a vederlo. L'Australia, Perth, Melbourne, 4500 km. Bike Show TV è anche triathlon. Welcome to Melbourne. We're here on Gertrude Street at my shop. I'm Nick, and what we're going to do today, we're going to go for a ride, pick up Henna and that from their amazing journey. So yeah, I'm going to give them a call and find out where they're at. Bike Show TV e anche triathlon. Eccoci di nuovo. Vedi, tanti chilometri, ormai la conosci a menadito. Siamo tornati l'Australia. In Australia alla fine. L'Australia di qua e di là, un pezzettino di qua e di là, di qua e di là fatta. Penso che c'è tanti australiani che non l'hanno
vista come l'ho vista io. E per fare queste cose così, insomma, anche un po' estreme, anche se cioè, tu le così... Beh, non 4.500 km è un po', cioè nel senso non è poco in un mese. Insomma, impegnative. Sì, guarda, ti dico che... Allora, la prima volta, quella che abbiamo fatto col fisso, era molto più impegnativo. Questo qua, dopo i primi 10 giorni che un pochettino t'adatti, dopo vai... E io penso che dall'Italia mi ero... sapevo quando arrivavo in Australia, sapevo quando Scusa, arrivavo... Scusa Andrea se ti interrompo, questo tipo chi è? Con la barba... È un ragazzo, quello è un amico di un negozio che ci ha accolti sia la prima che la seconda volta a Melbourne. Era lì che vi aspettava praticamente. Sì, 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 esatto. Raccontaci un po' queste immagini, dai. Qui è quando siamo arrivati, cioè perché c'erano gli ultimi 2 giorni che praticamente... Erano 2 giorni di distanza un po' più corta, ma sono stati 80 chilometri al giorno. Solo che sia io che un amico mio ci eravamo stancati, ho detto, lo sai che c'è, facciamoli tutti in una giornata. E infatti ci siamo fatti tutti in una giornata arrivare a Melbourne e poi gli altri invece sono arrivati un giorno dopo e siamo andati a prenderli. Sempre lo stesso gruppo? No, un altro gruppo. C'è un ragazzo che è lui, che è Henrik, che lui è venuto, abbiamo fatto tutte e due i viaggi, gli altri tutti diversi. E come il progetto di queste due esperienze, com'è nato così? Voglia di pedalare, voglia di scappare dall'inverno europeo. Ma perché proprio con europeo. Loro? Cioè, siete amici e vi siete... Sì, sì, con N siamo amici, siamo andati anche a Tokyo, perché io ero andato tipo un po' di anni fa a Tokyo a fare delle gare di bike messenger dei campionati mondiali. Sì, ce ne ha parlato, era venuto in studio a Bike Show e ci aveva parlato... di questo, che ci sono dei tornei veri e propri, anche dei mondiali, giusto? Sì, esatto, fanno sia europei, mondiali, eccetera, eccetera, campionati americani, campionati australiani. Roberto Pei, ecco, non mi ricorda sì, che salutiamo. Sì, sì. Che Rombolo, credo sì. Che è quello che ha un po' anche portato i messenger bike a Milano. Sì, esatto, è lui che ha iniziato un po' da un po' di tempo questa roba qua dei bike messenger, assolutamente. Lui è uno di quelli... che viene un po' più dal ciclismo, no? Quindi un po' più dalle ciclofficine e questa roba qua e si è interessato allo scatto fisso già anche lui da un po' di anni. E poi da là ha iniziato a farne un lavoro che è quello che noi abbiamo poi, i Pony Express col motorino, che però all'estero, nel mondo, ovunque, sono in bicicletta. No, per dire, quindi diciamolo. No, c'è anche a Milano questa cosa da ormai da un paio d'anni. C'è un paio d'anni, sì. Gli Urban Bike Messenger si vedono in giro che consegnano i vari pacchi. Sì, loro diciamo che sono l'unica realtà solo esclusivamente di biciclette, mentre tante altre società, io ho lavorato per un po' di società a partire da Roma, anche qui a Milano, dove hanno dei motorini e io lavoravo in bicicletta. Quando magari non c'ho io, facendo il fotografo, lavorando un po' qui, un po' là, oppure magari una settimana non lavori tutti i giorni, fai l'assistente, così e così, magari quando avevo dei giorni in buco, chiamavo e lavoravo. E così ti allenavi? Così mi divertivo più che altro, perché poi comunque girare in città così, ti ripeto, ok, giochiamo al videogioco, tu, e vai. Anziché stare davanti a una PlayStation o simili, esatto. Tu dici, cioè, io vado in giro, me lo creo così. Io il mio videogioco. Sì. E quindi il tuo impatto, la tua esperienza nel triathlon, a parte le tue regole personali su cui dobbiamo un pochino sorvolare, che tipo di videogioco è il tuo triathlon? Anche su quello puoi giocare come un videogioco, nel senso che anche lì sta a te o a me, ma magari non tanta gente mi segue, e giocare con quello che ti capita sotto mano. Quindi, la bici, c'hai la zona il cambio. No, la zona cambio è casa, nel senso che la zona cambio, io abito in un ex negozio, quindi io zona cambio apro e chiudo. Io me la immagino un po'. Sì, sì. Quindi... No, anche perché poi lo vediamo, non è che dopo lo vediamo nell'ultimo filmato. Ah, quindi... esatto. E lì io gioco un po', a parte le zone cambio, però mi piace usare quello che ho, nel senso prendere la macchina, andare a fare delle salite, piuttosto che prendere la macchina e andare a correre là, oppure prendere la macchina e andare a nuotare.
ti ripeto, non avendo macchina, non avendo questo, a me piace uscire di casa in bici e tornare a casa in bici. Quindi, cioè, ti alleni, ma ti alleni in questa maniera. Con quindi... il nuoto come la mettiamo? No, non voglio anticipare niente, no, dai. Col nuoto... non anticipiamo. Perché è divertente. No, invece, venendo a quello che è anche un po' il tuo lavoro, questi, ci hai raccontato questi viaggi in Australia, comunque sono stati i viaggi in cui hai mixato un pochino un'esigenza personale, diciamo, sì. E sei riuscito anche a trovare chi ti ha sostenuto, eccetera. Il tuo lavoro di fotografo ti ha portato invece anche a fare dei lavori, il mio, diciamo, lavoro praticamente di documentari o altre attività sono state, o sbaglio? Sì, assolutamente. Io mi divido un po' tra lo snowboard, la moda, le biciclette, i viaggi, quindi capita spesso di prendere e andare all'estero a scattare snowboard. Quindi sono stato adesso a Mosca a meno 35 a scattare snowboard, vado sempre a Helsinki. Tra l'altro ho visto delle foto, faceva freddo anche qui, ma tu hai pubblicato delle foto su Facebook tremende sul freddo. Esatto, che esatto, voi ve lamentavate dei meno 2, io stavo a meno 35 a Mosca. Esatto. Così andiamo, a scattare. Andiamo, allora a andiamo a vedere proprio un posto freddo. Sì. Hai fatto un documentario. Questo era un documentario girato un paio d'anni fa. E sulla Transiberiana con un amico di Roma, Matteo Maggi, che lavoriamo sempre insieme con lo snowboard. Io faccio foto, lui fa video, quindi ogni anno da ormai 6-7 anni facciamo queste cose, e sempre al nord, nel senso che facciamo un tipo di snowboard particolare, perché non è proprio lo snowboard che da un'età, è lo snowboard da città, quindi e là ritorniamo a vivere la città in maniera diversa. Con la neve, poi c'è skate, però come Bike Show TV e anche triathlon. Three snowboarders, one photographer, 10,000 km between Helsinki and Beijing, the hardest winter of the past 15 years, one goal: shoot professional snowboarding in the roughest places of Siberia and discover the secrets of this huge and unknown country. Andres should be careful, like, where he's gonna ask. People talk a lot about, oh, you are going to Siberia, you are crazy, they're gonna kill you. It seems to be in a fairy tale. At one point it seems to be just in a Tim Burton movie. Is it going to feel cold or is it just going to hurt? You would imagine that Siberia is all black and white, dark, and it turns out to be colorful and sunny and beautiful. Bike Show TV e anche triathlon. In effetti un po' di freddo ti viene a vedere queste immagini adesso che sta arrivando la bella stagione, arrivano le gare di triathlon, lì è un mondo completamente diverso. Assolutamente, anche perché poi è proprio un altro mondo e un altro tipo di vita, perché qui non stiamo a parlare più di bicicletta, ma stiamo parlando di snowboard, di viaggi, di treno. Infatti mi di... devi spiegare cosa c'entra lo snowboard a Triathlon Time. Adesso voglio vederti, tu che sei così bravo e fantasioso, adesso iscriviti. Perché no? È bello mixare, è bello fare tutto, è bello perché mixare quello con quello, perché almeno non ti annoi. Winter Triathlon e quindi la multidisciplina è anche vabbè, quello. Lui lo denigra, a me piace Winter Triathlon, sono sicura che prima o poi lui lo farà, perché io ho un è un problema curioso con l'equilibrio, ad andare dritto, a scivolare ma dritto come, con gli sci. Ma come, uno scatto fisso come te? Ok, però io sono abituato a skate e snowboard, quindi sono abituato a scivolare lateralmente. Ho provato con gli sci di fondo, boom, massacrato. Inventerà un winter triathlon con lo snowboard. Hai visto? Visto comunque, che già ho fatto la adesso, roba strana. Al di là delle le immagini sono stupende, bellissime, devo dire. E comunque al di là delle tue passioni, tu sei, comunque sei anche un uomo che professionalmente vede la comunicazione nello sport, l'immagine, eccetera.
c'è una passione anche forse nuova, ritrovata, chiamiamola come vogliamo, per questo mix di discipline diverse, la voglia di provare anche tante cose e di raccontarle poi. Secondo me è tanto anche la voglia di non inchiodarti su una cosa, cioè proprio veramente il lavoro, quello che può essere del 9 to 5 tutti i giorni è una roba che io non riuscirei mai. Quindi anche giocando, magari lavorando con le foto, con la moda, piuttosto che lavorando con lo snowboard, a un certo punto, dopo fare sempre la stessa cosa, che non è mai la stessa cosa, hai voglia di cambiare, allora giochi con lo snowboard per poi mixarlo, per poi divertirti così. Boh, io lo vedo più così, lo vedo un insieme di cose che poi passi, salti da una parte all'altra, che poi non ti fanno annoiare. Ed è forse quello che ti ha attratto del triathlon. Sì, è quello che dicevamo prima, appunto, quindi queste tre cose mixate che ti fanno venir voglia di fare, ah figo oggi nuoto, ah figo oggi vado in bici, perché se corri per 7 giorni su 7 dici, ah figo vado a correre un'altra volta, no, almeno per me. Poi. Certo. Sì, no, ma il concetto è quello di provare tante cose e funziona. Sì. Funziona, sì. È vero quello che dice Luciana, è una tendenza sempre di più a provare, a sperimentare, anche a costruirlo attraverso le immagini, i video, perché oggi è molto più semplice, no? Fare sì. Video, foto, eccetera, anche a livello molto amatoriale, e condividerle, e quindi queste passioni che iniziano a girare, a crescere. E poi chiaro, i tuoi sono lavori anche veramente di qualità, poi c'è anche chi, abbiamo visto anche in alcune puntate, abbiamo mandato in onda chi si inventava di correre nella neve, ti ricordi? Certo. Quel video divertente, che era molto più amatoriale, però era divertente allo stesso modo, quindi c'è tanti modi di raccontare la multidisciplina, intesa come provare tanti sport diversi e non hai mai inchiodati. Fotografato, cioè fatto un bel servizio, come intendi tu, un po' artistico sul triathlon, dove non sei tu il protagonista? Ho fatto delle cose, vabbè, ho seguito un paio di gare con degli amici della Propatria, sono stato che a Rappersville un paio d'anni fa, ho fatto un po' di foto a loro così un po' in generale, e stavo lavorando diciamo un po' su qualcosa di triathlon, però un po' più, non so come spiegartelo, alla un po' Schirillò. Più, alla Schirillò. Esatto. E veniamo al triathlon invece, vero, che gara hai fatto oltre a quello che ci hai detto, a Lecco, che hai fatto con la scatto fisso e sei stato guardato malissimo dai giudici? Ma a parte Lecco è stata tutta la stagione con lo scatto fisso, quella era una delle ultime. Esatto. Forse. No, e poi ci dicevi che comunque la tua gara, la gara più lunga che hai fatto, chiamiamo più bella forse, non so se è la più bella. La mia gara più grossa è stato Pescara. Sì, la più lunga. Beh, ti sei scelto una gara Ironman, comunque. Doveva essere, prima o poi. L'esordio dell'Ironman in Italia. Prima o poi, io poi con mia mamma e mio papà abbiamo casa lì a Montesilvano, quindi all'inizio il percorso passava sotto casa, quindi io già mi vedevo mia madre che mi salutava in bicicletta, però poi l'hanno cambiato, quindi comunque era una gara, io nuoto in quel mare da prima che nascessi, quindi è stato emozionante per sì te. Sì, è stato bello perché comunque nuoti, corri e vai in bici su dei posti che te conosci da quando sei piccolo, certo. No? Da quando il triathlon non sapevi neanche cosa fosse, ma no, quindi assolutamente, ma quando nemmeno io sapessi, doppia emozione. No, bello. E com'è andata la gara? Nuoto bene, anche se c'era il mare abbastanza grosso, bici benissimo per quello che mi riguarda. Con una bici normale. Con una bici vera, una bici da corsa. Vera. Vera, sì, seria. E la corsa mi si sono chiodate le gambe dopo 500 metri, ma perché ho sbagliato io proprio alimentazione, integrazione, idratazione, qualsiasi cosa. Anche perché ero lì. Faceva molto caldo. Nella foga, sì, partenza a mezzogiorno, quindi era abbastanza dura. E ti sei alimentato poco, avrei bevuto poco. Sì, anche perché non ero abituato a quel tipo di prodotti, quindi poi è stato più un andiamo. Diciamo il classico errore dei principianti, sì, cioè sì, su quella sì, distanza sì. È la prima volta. Sì, ci sono sta. Io il primo principiante, alzo la mano. Sì, però Vabbè. Invece poi c'è stata un'esperienza che hai fatto anche lì con delle belle riprese all'Eroica, famosissima ormai. Un'altra roba che
che mi ero dimenticato, che ti stavo dicendo prima, che dopo la roba dell'Australia, i 4005, ecco, mi è ritornato in mente, io dall'Italia mi ero iscritto a un triathlon in Australia una settimana dopo che io arrivassi dai 4005. L'hai fatto. Però la cosa che mi ha sorpreso di più è vederlo, saperlo e vederlo all'Eroica, quindi andiamo a vedere, andiamo questo a vedere. Servizio. Bike Show TV è anche triathlon. L'ho rimontato al buio, ho fatto peggio. Anche quello è il suo bello, la sua particolarità. Piano piano aspetti la prima salita, dici quando arriva la salita perché devi riscaldare. E poi per arrivare al primo castello, che inizia subito una bella salita in sterrato, tutta circondata di padelle romane accese, che fa venire i brividi. Finalmente siamo riscaldati, quindi va bene. E poi, boom, giù questa discesa e piano piano vedi che ti si alza il sole e ti si scopre quello che io non avevo mai visto, perché sono queste colline del Chianti fantastiche. Lo batti in un angolo, mi pulivi. Se no fatti da un coltello. L'ho detto fresco, ragazzi, stanno per finire. Vai, là. Ma che baci ha? C'ho la gallina, fatti 18 stamattina, eh? Vai. Poi lo batti nell'angolino e poi te lo bevi. Dove sta ribollita? Aspetta. No barrette di plastica e... Mi fa una foto, Ray. Bollita, ho detto. Però questa non riesce a metterti nella tasca. No. Une valse à 100 ans, à chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps de patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'ai 20 ans. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, frosse nos amants 333 fois le temps de bâtir un roman au deuxième temps. Ricaldo, la terre, l'ora, la ribollita, l'insieme. Bike Show TV e anche triathlon. Bene, siamo tornati. Vabbè, dai. Guarda, dillo tu. A caldo, cosa ci fa uno come te all'Eroica? Non ho capito niente io, oppure? Sono un po' un outsider, diciamo. Cioè, sì, avrei dovuto ricoprirmi di lana e andare a correre. Intanto, appunto, come hai potuto presentarti? Perché i tatuaggi non sono sicuramente ammessi. Coppi non ce l'aveva il tatuaggio, insomma. Però c'era gente prima che ce l'aveva, quindi. Non è una roba nuova il tatuaggio, è una roba abbastanza vecchiotta. No, a parte tutto, qual è il tuo approccio per una corsa che comunque è un evento che ha più la storia e un po' anche l'eroismo di una volta in bicicletta che non questo approccio da scatto fisso, insomma. Ma perché, proprio visto che io ho provato pure lo scatto fisso alle gare e nei modi più assurdi, volevo vedere com'era al tempo, all'epoca, appunto, un ciclismo diverso, quello che noi adesso non,
non facciamo più, perché quando fai le gare ti ritrovi con bici in carbonio, ruote altro profilo, cambio elettronico, sì, di tutto, quindi in percorsi messi, tirati a puntino, e lì è un'altra vita. Cioè, a parte i ristori, che ragazzi, non è la barrettina o il pezzettino di mela, lì è pane, sarciccia, olio e chi più ne ha più ne metta, quindi insomma, quelli secondo me meritano quasi più di tutto. Che percorso hai fatto? Perché ci sono diverse distanze. Ho fatto il 135, che comunque con una bici dell'epoca, acciaio, cambi, senza la bici dove l'hai trovata? La bici me l'hanno prestata, gli amici di Le Coq Sportif, e è andata nel senso, un altro pianeta, un'altra roba. E quindi anche lì Schiliro ci stava bene, anche lì. Allora sì, abbiamo trovato, non è che Schiliro ci stava bene, però non lo so, non è che Schiliro sta bene dove si diverte, dove è giusto, va bene ovunque. Sì assolutamente, dipende invece, che cosa mi si propone, no? Cioè, invece, se mi proponi una roba divertente, una roba figa, sì, no? Ma voglio dire, l'hai preparata l'eroica? O sei andato lì, no, bici via? No, non preparo. Come fai a preparare l'eroica? Brava, la domanda era questa: come si prepara a scrivere? E qui ci divertiamo, no, veramente. Perché, allora, cioè, voglio dire, fai delle gare, vai sempre in bici, chiaramente in qualche modo ti prepari, ma Schiliro si prepara in maniera normale, come tutti gli altri. No, perché noi qua a Triathlon Time, te lo spiego, perché tu sei un po' fuori dalle righe, ma noi invitiamo gli ospiti, invitiamo gli ospiti e gli chiediamo i loro segreti per allenarsi. E quindi tu devi dirci i tuoi segreti per allenarti. Poi uscire in bici sta al buon senso della gente, seguirti o meno. Esci in bici appena hai tempo, tipo... Sapevo che avevo appuntamento qua a una certa ora, io stamattina sono uscito in bici. Quindi avevo un attimino di tempo, non pioveva, pum, sono uscito in bici. Correre adesso purtroppo sono fermo perché ho un problema al tendine rotuleo che devo operare, eccetera, eccetera, quindi per quello sono fermo, infatti tutta la mia stagione quest'anno è ferma. Nuotare, lo so che volevi arrivare là. Nuotare, piscina. No, perché sei famoso da queste parti, per quello. Sì, in questa zona. Nuotare, piscina, oppure c'è la piscina sotto casa che è lunga X. Cioè? Naviglio. Io abito sul Naviglio, quindi quale miglior piscina gratuita e lunga? Senza dover fare le virate, che per un non nuotatore sono la cosa peggiore, giustamente. Sì, esatto. A differenza di quella là da 18 metri, qui tu puoi vai e sei felice. Poi ti diverti, perché a volte vai controcorrente, ti rilassi. Allora, quando ascolta, sciogli... Andrea, in una precedente puntata parlavamo di Hawaii, delfini, Hawaii. Squali. Qui che cosa hai trovato? Qui c'erano, sembrava di stare alle Maldive, perché c'erano tutti i pesciolini sotto che ti nuotano in mezzo all'erbetta. Topi, no? No. Va bene. C'è una famiglia di nutrie che però è sul Naviglio Pavese, subito dopo Rozzano, che lì... Quelli li incontri sempre in bici. Quelli li incontro sempre in bici, esatto. Ogni tanto li incontro anch'io, li saluto e mi conto. Appena passato a Schiliro. Ci sono amici comuni, e lo salutiamo, Paolo Calabresi, che incontrano anche i caprioli, quindi meglio incontrare pesciolini, eccetera. Sì, tra l'altro Paolo, che è un grande ciclista, che gli facciamo gli auguri di pronta guarigione, perché ha avuto un incontro veramente sfortunato con un animale durante una prova. Di una gran fondo, insomma, sono amici comuni, quindi giustamente. Ma sicuramente si sta davanti. Divertendo ad ascoltare queste tue cose strane. E quindi lui mi conosce, sa queste cose, mi ha supportato per l'Australia, per altre cose. Sì. Quindi andiamo a vedere come si allena. Sì, questo, l'ha fatto lui per personaggio. Farci vedere questa cosa. È un bel servizio su come si allena Andrea Schiliro. Bike Show TV e anche triathlon. Thought
me lo fa fare è divertimento, è pure il semplice divertimento. E diciamo che tutto quello che faccio, dal nuoto, la bici alla corsa, diventa una cosa divertente, sempre messa insieme. Diventa un circolo, diventa una specie di droga che, se riesco a fare il più possibile vicino casa, ben venga. A me piace uscire dalla finestra con la bicicletta, vado in Brianza, vado fuori, arrivo a Lecco, arrivo in montagna, ritorno in bici. Correre, esco pantaloncini, canottiera e scarpe, o nuotare sotto casa. Io cosa ho sotto casa? C'ho il naviglio, e quindi vado a nuotare nel naviglio. Che forse 20 anni fa era una merda, però adesso è strapulito, è trasparente, è divertente, è l'acqua fresca, d'estate almeno ti butti là e esci e vai a casa. Ho iniziato a far triathlon, o comunque a interessarmi al triathlon, 2-3 anni fa, dandomi come obiettivo una gara nella stagione successiva, uno sprint di Andorra, quindi vuol dire 750 metri a nuoto, 20 di bici e 5 di corsa, quindi una garetta abbastanza semplice. Da lì piano piano ho fatto tutta la mia stagione con l'unica bicicletta che io avevo, quindi la bici a scatto fisso, roba assurda e strana per quanto riguarda il mondo del triathlon, con bici da stramilioni di dollari. E poi mi sono dato delle gare un po' più lunghe, quindi degli olimpici e il mezzo Ironman, quindi questo 70.3 che corrispondeva a 1,9 km di nuoto, 90 di bici e 21 di corsa. Già un filo un po' più impegnativo, e sono riuscito a portarla a casa quest'anno, puntando immediatamente la sveglia per l'anno prossimo per chiudere un full 3,8 km del nuoto, 180 del bici e una maratona dei 42 km alla fine, giusto così per... Diciamo che il triathlon, oltre a nuoto, bici e corsa, può essere fatto anche in un'altra maniera. Tonnarelli, cacio e pepe. Party with the rest of them. Talk to their girls so you know I disrespected them. Four finger fat caps, nothing but flat black. Spitting over butcher tracks, you don't know how to fucking act. I'm sipping brown, running through boroughs and towns. Crossing at you clowns, throwing up signs and getting pounds. We making crack, so tell me I ain't bringing it back. 4 million downloads, look now I'm starting to rap. The face is fat, your tag is whack. Who is you? Since 88 I've been flying solo without a crew. Bike Show TV e anche triathlon. Eccoci di nuovo a Triathlon Time con Andrea Schilirò, che è uno che ottimizza i suoi tempi per i suoi spazi anche per allenarsi, l'abbiamo visto. Adesso che lanci questa moda, perché poi così ti trovi il sovraffollamento anche nel naviglio. È un problema, che non credo che ci sia tutta questa gente pronta. Eccolo qua, guarda. Che ha voglia qui di lanciarsi nel naviglio. Pronti via, qui? Ma non lo so, a me capita, cioè sono andato più volte. Ho iniziato per gioco. Senza muta, proprio. Sì, è estate, certo. Fa caldo. Vabbè, insomma. Ho iniziato con un amico, questo Paolo, che lui è canottiere lì alla Canottiere Milano. Sembra bello. Dico, cavolo, voglio andare a nuotare. Ho fatto, dai, andiamo. Ho fatto, figo, andiamo. E allora sono andato una volta con lui e poi ogni tanto io c'ho proprio sotto casa, quindi scendo veramente quasi in ciabatte e vado a nuotare. Come andare a mare, come uno che abita al mare e scende, vai in spiaggia. Senti, questo video ti racconti come è nato? Questo è nato da due amici che sono Maurizio e Francesca, che volevano tirarmi in mezzo con questa storia dello sport e del cibo, nel senso della cucina, perché a me piace cucinare, oltretutto. Ecco. Quindi... E allora ho detto, dai, quando è che... Allora, prima di tutto fa, quando è che ci inviti e ci fai mangiare una buona cacio e pepe? Ho fatto, venite, ok.
facciamo questa intervista, parliamo di quello che fai te, quindi dello sport appunto del triathlon e Tornarelli, Cacio e Pepe, che sono anche qua sulla gamba, che c'è il bancone ma non si vede però. Quindi un piatto tatuato sulla gamba, sì, esatto. Il tuo piatto preferito. Mio piatto preferito, uno dei miei piatti preferiti. È qui che corri, quindi che pezzo, qui sei sempre nella sì, zona sud là, di Milano. Perché poi Naviglio, questa è appunto casa mia, vedi? È la zona cambio questa. Il negozio, questa è la zona cambio. La zona cambio, ho visto bicicletta che entra e esce dalla finestra. Bellissimo. Senti, c'è stato... Quindi, scusa, no, ha citato due persone... Ed è una di queste due persone, quella che mi ha fatto conoscere Andrea indirettamente, cioè Maurizio, giusto? Sì, è sempre sì, lo stesso Maurizio di cui stiamo parlando, perché hai detto Maurizio e Francesca, io so. Esatto. E Maurizio, che un giorno, non l'ho raccontato all'inizio, però un giorno mi dice: c'è questo mio amico, ma tu lo conosci perché fa triathlon? E mi dice: c'è questo mio amico, ha organizzato anche una gara di triathlon con le fixed bike, e questo Maurizio aveva vinto questa gara. Quindi è arrivato in ufficio da me, dove lavoravamo insieme, tutto contento perché ha vinto questa gara di triathlon. Gli ho detto: ma che gara era? Questa Alleythlon, era l'Alleythlon, era un incrocio tra un Alleyget, e quindi una gara di queste in mezzo al traffico di cui parlavamo prima, esatto, appunto. E il triathlon, quindi quando è stato? E abbiamo dove? Fatto 2 anni fa, l'anno scorso, abbiamo fatto un paio di volte. Senti, c'è stato un triathlon olimpico, se non sbaglio, a Milano? Sì, 2 anni fa, sì. Tu l'hai fatto? Non l'ho fatto. Perché abbiamo visto prima anche tutte i numeri di gara. Sì. Quindi L'ho fatto perché era il periodo che avevo appunto iniziato col nuoto e facevo ride, e quindi non ero assolutamente in grado di fare un 1500. Mi ricordo che ci siamo incontrati proprio nell'occasione di quella gara. Mi ricordo che te avevi tirato tipo, più i telefoni da per terra. Oh, chi è che si è perso il telefono? Che erano dei sott'acqua. Sì, nel riscaldamento che c'era un po' di schifezze. Era estate, quindi evidentemente c'è un po' di gente maleducata che butta di tutto nel Naviglio. Quello è il problema del Naviglio, perché il Naviglio, se fosse tenuto bene, è pulitissimo. Purtroppo ci infatti stanno dalle riprese che lanciano sì, nella zona dove ci sono tutti i locali, la sera, soprattutto d'estate, si riempie di schifezze perché infatti ci buttano. Infatti dalle immagini che abbiamo visto viene proprio voglia anche Maldive, di... l'ho detto. Sì, sì. Non mi credi. No, ti crediamo. Prossimo obiettivo, ecco, obiettivo. Divertimento che guarda, è il programma. Al l'obiettivo di per il ginocchio. L'obiettivo di quest'anno era l'Ironman completo di Klagenfurt, soltanto che purtroppo col ginocchio non ho dovuto annullare tutto. Quindi obiettivo è sistemare il suo ginocchio, aprire, risistemare, richiudere, prepararmi l'anno prossimo per qualcosa e vedere come riesco a arrivare alla stagione prossima per ricominciare, perché ce la faccio più, perché diventa nuoto bici, però mi manca la corsa, anche se non mi manca. E non potrò fare gare quest'anno, quindi c'ho un paio d'amici che li sono riusciti a tirare lì in mezzo, quindi c'è sto Marco che finalmente dai, l'anno scorso si allenava come se non ci fosse un domani, però non ha mai... Scusa, ma duathlon? Devi correre, giusto? Come fai il bici, nuoto, bici? Neanche? No, non c'è solo nuoto e bici. È l'unica disciplina che non c'è nuoto e bici. Mi do la bici. Volevo fare qualche giretto, tipo mi piacerebbe provare a fare un Milano-Barcellona nel minor tempo possibile. Ma sì. Qualcosa di questo ti inventi. Insomma. Sì, figurati se... Vabbè, dai, è stata direi una puntata... cool, abbiamo detto prima, per usare un termine inglese. Una bella, una puntata senza freni, senza auto, senza patente e con tanto divertimento. Scatto fisso e con tanto divertimento. Allora, ringraziamo ovviamente Andrea, ti ringraziamo anche per i filmati bellissimi che ci hai portato. Grazie a voi, ragazzi. E direi che ti aspettiamo ovviamente sui campi gara quando ti riprenderai col ginocchio. Verrò a fare un po' di foto sicuramente, mi vedrete in giro. Fare un po' di foto e poi magari ce le rimandi, così le mandiamo in onda di nuovo a Triathlon Time e siamo ben contenti di farlo. Okay. Grazie mille di nuovo. Grazie a voi. E grazie a Luciana, come sempre. Che ha sempre tante belle domande da fare agli ospiti. L'appuntamento è la settimana prossima, sempre giovedì sera alle 21, in replica il venerdì alle 8 e alle 13, e ovviamente seguiteci anche attraverso il sito bikeshowtv.com, dove c'è anche lo streaming, e attraverso i nostri canali social network, Facebook e Twitter, e attraverso il canale YouTube, dove ci sono tantissimi altri filmati da rivedere ovviamente. Grazie a tutti, ciao!